E invece adesso abbiamo in collegamento una giornalista, parliamo di Beatrice Sarti, giornalista di Radio Rossonera, perché voglio capire appunto nel mondo rossonero che cosa si dice su questa situazione tra il sindaco di Corbetta e il giocatore Morata. Buongiorno Beatrice. Ciao, ciao a tutti, buongiorno, grazie dell'invito. Grazie a te di essere con noi. Allora, Radio Rossonera, voce autorevole del mondo milanista, e quindi ti chiedo cosa è successo ieri, appunto, dopo che avete letto questo dissing tra Morata e il sindaco Ballarini. Ma guarda, innanzitutto sono sincera, ti dico, io la prima volta che ho visto questa cosa mi è sempre venuto il dubbio che fosse fake, perché sai, no, in questo periodo sui social, perché mi sembrava una cosa talmente strana, cioè, ma tutto Surreale. proprio, eh? Sì, surreale, che ho detto, ma controlliamo se davvero questa cosa c'è sui social. In effetti poi Invece no, c'era. invece cos'è? Non è l'ercio, cioè quella roba lì non è l'ercio, è la Esatto. realtà, no? Esatto, ma guarda, ti direi che dal punto di vista di Morata, da una parte capisco perché mi è capitato negli ultimi mesi di capitare in posti dove magari per caso c'erano anche calciatori del Milan, non so, ristoranti, ma anche semplicemente negozi, e devo dire che in effetti poi qua c'è sempre un po' la medaglia da una parte, la medaglia dall'altra. Nel senso che è vero che a loro non costa niente fermarsi a fare una foto, però capisco che magari anche quando fanno cose normali con la loro famiglia, essere sempre fermati da 10-20 persone, bloccati mezz'ora in un negozio per fare le foto, non è facile. Poi Morata comunque ha anche una famiglia molto numerosa, figli, quindi non so, non è facile. Capisco il Perché voler mantenere la poi privacy. molti dicono: ma coi milioni che prendi, ti dovresti fermare ogni seconda a fare le foto, Esatto, no? Regge esatto. questa motivazione? Ma guarda, allora regge perché comunque se sono così blasonati, così anche così ricchi, no? Così famosi, così amati, è soprattutto grazie alle persone, perché comunque sono loro che rendono questo mestiere anche così un sogno per tanti, no? Però, ripeto, mi immagino una scena che sono, non so, in un negozio a provarsi una maglia, a provarsi un abito, o anche con la moglie, con i figli, e arrivano 10 persone che li tengono lì, foto, autografi, non tanto per il tempo, ma perché magari vogliono restare nella loro privacy. Ora, Morata, per carità, il sindaco non ha messo l'indirizzo di casa, quindi, però mi sembra un paese abbastanza piccolo, io Eh non sì. Oh, sono mai stata, però insomma mi vabbè, sembra un paese abbastanza piccolo. allora, compiti per il weekend, Beatrice, quella di prendere una macchina, farla via Novara, andare a Corbetta a Esatto. visitare Corbetta e magari trovare Morata a questo punto per strada. No, prima il sindaco ci diceva che è un paese da 20.000 abitanti con 2.000 unità abitative, quindi insomma abbastanza facile, credo, capire dove abiti, nel senso. Sì, piccolino, poi voglio dire, una casa di un calciatore, credo che tu la vedi anche esteticamente fuori, Tu no? Quindi dici. sai, ci sono tutta una serie di... Poi ti dico, il sindaco credo che ha parlato di shitstorm, Sì, no? ha detto Perché è quello. stato anche ospite ai nostri microfoni, credo che la shitstorm sia arrivata anche perché poi ha messo la storia Instagram con l'Inter, i colori dell'Inter, insomma, Infatti, su è quello, stato un insomma, è po'. stato un po', invece, magari un po' esagerata la. Non che sia giustificata, per carità, però è stato tutto un po' tanto, ecco. Non Un so tu cosa ne pensi. po' too much, come si dice in questi casi, no? Visto che parliamo di social. Bene, Beatrice, io ti ringrazio. Insomma, capire che insomma, non è facile decidere di stare da una parte o dall'altra, anche per il mondo rossonero, che però sicuramente insomma, si starà un po' stringendo intorno al proprio giocatore, immagino, nel senso, anche perché col sindaco interista, quindi insomma, è anche abbastanza facile. Sì, diciamo che non credo che i tifosi abbiano avuto dubbi su da che parte schierarsi, ecco, ieri, assolutamente. Bene, allora Beatrice, grazie mille, buon lavoro a Radio Rossonera e ci sentiremo quando avremo bisogno magari di altre delucidazioni sul mondo del Milan. Allora, va bene?
Grazie a voi, buon lavoro, ciao, a presto. Grazie mille ancora Beatrice Sarti, giornalista di Radio Rossonera. E adesso musica e poi abbiamo gli ospiti che sono già qua fuori, proprio qua fuori dalla porta. Andiamo avanti, Eye of the Tiger, Survivor.